Ma sono proprio che cacchio! Sono proprio che cacchio! Volta che parliamo di struffoli natalizi pensiamo ovviamente sempre ai classici struffoli fritti della classica pasticceria natalizia napoletana, ma vi dico che gli struffoli al forno che vi farò vedere in questo video hanno un loro fascino, perché prima di tutto si risparmia di fare la frittura, che è una, diciamo, che è un pensiero fisso di tutte le persone che fanno la cucina. Ovviamente li ho adagiati su una croccante agli arachidi. Adesso andiamo a vedere questa bellissima lavorazione degli struffoli al forno. Prima cosa facciamo l'impasto, che è una semplice pasta a vignè. Mettiamo l'acqua in pentola, il sale, inseriamo il burro a pezzetti così si scioglie prima. Questa è una dose per circa 1,5 kg di struffoli totali, senza la croccante ovviamente. Andiamo a far ebollire questo impasto, l'acqua e il burro, e inseriamo la farina in una unica soluzione. A un certo punto, quando la farina si è assorbita nell'impasto, possiamo anche spegnere sotto la pentola. Fatto ciò, inseriamo le uova una per volta anche nell'impasto caldo tolto dal fuoco. Aspettiamo un minuto e possiamo, io vado a mescolare stesso nella pentola che ho fatto l'impasto. Voi potete usare qualsiasi altra pentola, potete cambiare. Io ho sporcato una sola pentola, ho fatto tutto in una pentola. Ovviamente sul tavolo non posso mettere la pentola bollente, ho messo un piano d'acciaio sotto. Inserite tutte le uova che occorrono, uova più uova in meno, ovviamente basta che esce un impasto, vedete, con questa consistenza che lascia il becco di gallina, come si suol dire. L'impasto è pronto. Prendo un sac à poche con una teglia da forno, quella che abbiamo tutti nelle case, nei forni, questa qua di d'acciaio. Vado a mettere in un sac à poche questo qua usa e getta, per creare il buco, il foro ideale per fare la dimensione di questi struffoli. Voi, se volete, potete usare anche una bocchetta che ha già la misura più o meno di questa portata. Vi faccio vedere da vicino come sono grandi, non dovrò essere molto grandi. Mi raccomando, mettete, governate uniformemente tutte le palline, chiamate così, al fine di cuocere per bene tutto, diciamo tutta la teglia, altrimenti se mettiamo troppo impasto da una parte è vuoto dall'altra parte, si possono bruciacchiare, mentre messi uno vicino all'altro con distanza giusta si vanno a cuocere, vedete, in questo modo. Andiamo a cuocere con la temperatura indicata in sovraimpressione. Guardate che spettacolo, i nostri struffoli sono pronti. Guardate quanto, con quanta facilità, senza friggere, senza niente. Vi assicuro che sono una bontà unica, perché all'interno risultano soffiati, quindi il miele va a entrare anche, se fatto in questo modo, va a entrare all'interno. Prepariamo la croccante. Zucchero diretto sul fuoco, un cucchiaino di acqua, in questo modo vado a girare finché non arriva a sciogliersi tutto lo zucchero, come facciamo sempre in tutte le croccanti. Vado a inserire anche un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino, era mezzo cucchiaio di succo di limone. Nel frattempo si va a sciogliere tutto il composto. Vi ricordo, a fiamma moderata, non a fiamma altissima, fiamma sempre adeguata alla pentola che usiamo. Lo zucchero si è quasi sciolto totalmente, deve assumere un colore abbastanza bruno. A questo punto io ho usato granella di arachidi, voi potete usare qualsiasi frutta secca, io mi trovavo granella di arachidi a casa e quindi ho sfruttato la granella di arachidi, che è super buona. Fatto ciò, posso anche spegnere, ho inserito la frutta secca all'interno, posso anche spegnere sotto la pentola, vado a girare per bene. Fatto ciò, vado a mettere tutto su un tavolo, spengo sotto la fiamma, metto su un tavolo, io uso foglio di silicone, un telo di silicone,
Voi potete usare anche carta da forno o una teglia oleata per girare continuamente e far raffreddare l'impasto. L'impasto lo andremo a girare continuamente sul telo di silicone o sulla carta da forno in modo tale da assumere quella consistenza che è adatta per stenderlo con un mattarello o essere malleabile a lavorarlo con le mani. Arrivata a un certo punto di raffreddamento, vado a testare, faccio il manico della sassola di croccante. Adesso è pronto per essere lavorato. Vado a stendere con un mattarello. Con il telo di silicone non c'è bisogno di oleare nessun attrezzo perché si va continuamente a staccare. Vado a creare io manualmente, ovviamente, perché non avevo una sassola a casa, mi vado a inventare questa teglia o questo recipiente d'acciaio e vado fino al raffreddamento non totale, vado a far assumere questa forma curva prima che si raffredda totalmente anche il manico della sassola, prima che si raffredda il tutto, si va ad attaccare bene, vedete? Raffreddato il tutto, potete mettere anche in frigorifero per raffreddare prima. Adesso andiamo a riscaldare il miele, vado a inserire il miele in una pentola a fiamma sempre moderata, vado ad aromatizzare con un cucchiaino di pasta arancia, vi ricordo che il video per fare pasta arancia ve lo lascio in descrizione, potete aromatizzare a qualsiasi vostro piacimento con vaniglia e qualsiasi altri aromi a vostro piacimento, a me piace solo arancia e miele ovviamente che ha già un sapore suo particolare. Vado a far bollire il miele e inserisco all'interno i struffoli. Vi ricordo che gli struffoli si possono anche inserire nel miele quasi tiepidi perché non si vanno a rompere. Vedete, quasi a totale raffreddamento del miele e struffoli, che a tal punto che quasi si attaccano tra di loro. Vado a completare questa composizione, vado a mettere il finale del miele che è rimasto sotto la pentola sulla composizione di questa sassola con struffoli e voilà ragazzi, vado a decorare come sempre con confettini, questi qua che si usano a Natale sugli struffoli. Voi potete usare ovviamente qualsiasi confettina, mi piacciono quelli là piccolini, perché i diavolini, perché mi danno fastidio al palato troppo grandi. Vado a decorare con frutta a piacere colorata, con ciliegie, scorzetta d'arancia e frutti verdi, ossia fichi, pere, quello che volete voi. Vi ricordo che il link in descrizione, guardate, vi lascio, e queste sono scorzette d'arancia fatte da me, vi lascio il link in descrizione per fare le scorzette d'arancia e la pasta arancia. Vado a decorare, vedete, con fichi verdi, è finito così, potete mettere anche meno frutta o più frutta, e voilà ragazzi, se vi è piaciuto questo video come sempre lasciate un bel like, iscrivetevi sempre sulle mie pagine social, YouTube Simone Esposito Pasticcere, Facebook, Instagram e TikTok. Ragazzi, è uno spettacolo di composizione. Alla prossima ricetta. Ciao!